Well, good morning, Miami Beach, and greetings and welcome from Viareggio, near Lucca in Italy, where just a few days ago we're recording this interview with the great Cavaliere Fabio Perini in a very rare interview. And wasting no time, I'm going to get straight into my first question. Why the converting industry for your talent as an inventor? And what do you think your biggest contribution has been? Io penso che la cosa più interessante sia stata di aver cambiato il metodo di avvolgimento della carta, perché prima si faceva con il mandolino con l'avvolgimento centrale e io sono passato a farla con l'avvolgimento periferico, prima con macchine semiautomatiche, poi automatiche ed infine le ultime macchine che abbiamo fatto molto più automatizzate, ma la parte importante era il passaggio da avvolgimento centrale in avvolgimento periferico. E di questo c'è da dire anche una cosa, che poi in seguito è passato un sistema di avvolgimento periferico per macchine automatiche dove l'anima, il tubo di cartone, entrava nei rulli in un certo modo, cosa che è stata una rivoluzione perché a tutt'oggi tutti fanno in questo modo qui e prima non si faceva. Questa è stata una cosa che ha dato una spinta grande a questo, sì, è vero. So what would you say is your achievement as an inventor that you're most proud of? Io quello che sono più orgoglioso è di aver sviluppato questo nella città di Lucca, che poi si è diffuso, si sono cominciati a nascere molti trasformatori, poi industrie e da industrie anche addirittura multinazionali, e questo a me è la cosa che mi riempie più di orgoglio. Io, chiunque ha successo nel settore del tissue a Lucca mi dà una soddisfazione, anche se è un concorrente, sì. And what in your opinion are the challenges which the industry needs to tackle most urgently? Principalmente l'idea di minori costo di trasformazione, la qualità, ma particolarmente dove ci dedichiamo di più è una vita migliore per gli operai che lavorano, cioè molta più sicurezza, un lavoro in un ambiente più pulito, meno rumoroso, meno polvere addirittura, l'obiettivo è polvere zero. In più abbreviare i percorsi perché le persone si stancano molto a lavorare, questo infatti notiamo un turnover alto del personale, ma se noi togliamo e come abbiamo realizzato nell'ultima macchina tutto il lavoro manuale delle persone e percorsi più brevi, io credo che le persone, gli operai avranno molto più conforto. Inoltre il lavoro l'abbiamo reso adatto alle donne, sì, perché io credo che le donne possono fare questo lavoro come gli uomini o meglio degli uomini. And what technical advancements that are out there do you think are going to have the most impact on the tissue industry in the next decade? Dare maggior conforto alle persone che ci lavorano, e più sicurezza. Poi il sistema oggi è diventato abbastanza semplice di produzione, non ci sono misteri, però l'automazione ha reso un lavoro molto più confortevole, insomma, per gli operatori. Io penso che nelle nostre macchine il turnover degli operatori sarà molto inferiore alle macchine tradizionali. So tissue converting has come an awful long way during your career, and a lot of that can be attributed to you. But what would you say are the areas where there's still the biggest potential for progress?
Ma io penso che quello che c'è da progredire, migliorare l'ambiente di lavoro, produrre di più, maggiori performance, ambienti più puliti e molta più sicurezza e lavoro che possono fare le donne, anche le donne, Anche diciamo. le donne. Sì. So, what can the industry do? How can it leverage new technologies to have the biggest positive impact on sustainability and the environment? Utilizzare meno spazio per produrre meno polveri nell'ambiente, meno scarti. Le cose maggiori le vedo in questo, se non dimentico qualcosa, ma più che altro è rendere un lavoro più confortevole. So, how do you see the tissue market evolving, particularly, when you think of consumer preferences changing and also global economic conditions? How do you see that? La cosa più importante è educare il consumatore a comprare più carta e meno aria. È l'unica cosa che può rendere più sostenibile il prodotto, perché il costo di logistico del prodotto a grande volume è alto. Nello stesso tempo è logico che la massaia è portata più a comprare un rotolo grande, anche se contiene la stessa carta di un rotolo piccolo. È difficile educare, non è facile, è chiaro, però ci sono brand che sono riusciti a creare una clientela perché sapevano che comprando quel rotolo avrebbe dato determinati risultati. Anche qui nella nostra zona qualcuno ha fatto questo e oggi ha un brand che la massaia compra tanta carta. E quindi fa un ottimo acquisto. So, can you tell me what principles have guided you as you have built successful businesses across the tissue sector and other very different sectors? And in addition to that, what would you say, what were the lessons that you would like to pass on to the next generation of business leaders based on your experience? Fare l'imprenditore io penso non è cosa tanto facile. Io posso dire quello che se ho fatto e se può essere d'aiuto. Io ho avuto la fortuna, proprio fortuna, di avere a voler bene un affetto a chiunque veniva a lavorare con me. Per me è stata una cosa importante. Nello stesso tempo a questi ho dato anche tanta fiducia perché quando si vuole bene a una persona gli si dà fiducia, gli ho portato rispetto perché se gli si vuole bene si dà rispetto. E loro mi hanno ricambiato con la fiducia, con il rispetto e con la buona volontà e con l'entusiasmo di lavorare. Questo è stato, penso, successo per me. Cosa posso dire ai giovani? Ai giovani posso soltanto dire se possono fare come me, non si pentano, ma quantomeno si sforzino a essere un po' altruisti nei confronti di chi lavora per loro e non pensino sempre che loro sono quelli che comandano perché le persone in basso dipendono. No, loro dipendono da tutti quelli che lavorano per lui. Se con questi principi penso che è più facile poter gestire un'impresa. So, I know you're involved in a lot of projects at the moment and very actively involved in the development of tissue technology still to the present day. Which of those projects you're involved in would you say have the most significance for the future? Innanzitutto, sinceramente, i progetti si fanno, però si dicono quando si sono finiti e se hanno dato buoni risultati. Dirli prima effettivamente un pochino mi pesa,
È difficile. Beh, non in questo tempo, io mi sono dedicato moltissimo, 2 anni e mezzo, 3 anni, per una macchina nuova che abbiamo ora in esposizione. A tutti i clienti che la vogliono vedere possono chiederlo, siamo disponibili in qualsiasi giorno per farla vedere, e noi contiamo di farla lavorare in continuazione perché deve servire anche per noi per creare più esperienze. E questa macchina ha tante innovazioni, ma tante, è una macchina estremamente più sicura delle altre, come lavoro, meno polvere, ma ha tante prerogative che servirebbe troppo tempo per raccontarle tutte nei dettagli. L'operatore deve guardare che la macchina funzioni, ma la macchina è fatta per funzionare. Qualche volta può avere qualche problema, ma dalla cabina di comando, come la vogliamo noi, lo vede e aggiusta. Manualmente non c'è da fare nulla. È logico che per gli operatori è un bel fare. Io sono certo che il futuro di Futura sarà su di successo. Ne sono certo. E il modo di come stiamo operando, noi vediamo che il prodotto che da una nostra macchina esce di miglior qualità e con un costo più basso. Quindi, perché non avere successo? There is a decline of mechanical skills amongst young people today and an increase in digital skills. So what do you think is the solution? How can we attract young people to this industry today? Io penso che per quanto riguarda le competenze per i giovani sono necessarie entrambe. L'automatizzazione è importantissima. La parte meccanica io credo che continuerà sempre a prevalere, ma oggi può essere aiutata tanto dall'elettronica che riesce a rendere molto più semplice certi progetti meccanici. Per il nostro settore l'ideale è avere persone che sanno bene di una di questi mestieri, ma che però conoscono abbastanza anche l'altra, perché purtroppo lavorano sia l'elettronica che la meccanica, lavorano insieme. Per fare qualcosa di meccanico è certo che deve essere accompagnato dall'elettronica. Chi fa la meccanica deve sapere che l'elettronica che andremo a applicare è possibile. Quindi l'ideale sarebbe che avere una conoscenza per il nostro settore, sia di elettrico che meccanica. A Lucca ci sono dei ragazzi straordinari che sono proprio bravi. Noi abbiamo avuto fortuna di avere fortuna, io non credo fortuna, penso che sia proprio la nostra regione, la nostra città in particolare, che offre un personale veramente straordinario, ancora con voglia di lavorare, che è molto dedicato all'azienda, che le nostre persone, specie in questo momento, vivono l'azienda con un entusiasmo straordinario. E siamo certi che in questo momento siamo i più forti. Non c'è nulla da insegnare a loro, guarda, vado là per imparare. Sì, bene. Sì, imparare non si finisce mai. Are you optimistic? Molto, ma molto, Bene. molto. Siamo tutti forti. In futuro c'è un entusiasmo in questo momento che io non l'avevo mai visto, non so perché mai. In quest'ultimo tempo veramente è nato un entusiasmo straordinario. Sì. Cavaliere Fabio Perini, it's been a huge pleasure. It's also been fascinating, and thank you very much for your time and your very warm welcome here in Viareggio, beautiful Viareggio near Lucca in Italy. Just remains for me to thank you once again, and also to say to our audience, thank you for your participation. Enjoy the rest of the event, and see you on the show floor. Thank you.